e grazie a tutti per aver aderito all'invito di partecipare a questa serata sulla disabilità. Tutte le volte che partecipo a manifestazioni organizzate dagli educatori della nostra cooperativa, sono sempre meravigliato della qualità degli eventi proposti, eventi per pochi, dalla cura e dalle competenze che vengono dedicati per poterli realizzare. L'evento di questa sera rientra nella Giornata Internazionale della Disabilità, che si celebra oggi, 3 dicembre 2009. Gli educatori del CD di San Lazzaro, con il loro coordinatore Valerio Giorgetta e la responsabile dei servizi educativi della cooperativa Marta Elena Secondi, hanno voluto dare risalto alla giornata con la messa in scena della rappresentazione dal titolo Segnali di Luna. Più che fare importanti e competenti e scientifici discorsi, gli operatori con questa rappresentazione vogliono stimolare l'emotività del pubblico, così da invitarlo ad una personale riflessione sulla disabilità e sui significati che essa muove. Lo spunto è venuto dal libro di Igor Salomone dal titolo Con occhi di padre, diario di un padre dedicato alla figlia Luna. A recitare i brani scelti e riadattati da Mauro Cotela, il presidente della cooperativa Cooperanta, e da Valeria Nembri, educatrice della cooperativa, ci sarà Paolo Schiavetta, storico e bravo educatore della cooperativa Marta ed attore per passione, il quale sarà accompagnato con la chitarra da Daniele Soriani. La realizzazione di questa serata è stata resa possibile grazie all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questo salone della biblioteca civica. Ringrazio ancora l'amministrazione comunale di San Lazzaro, a nome di tutti gli educatori, dei ragazzi che frequentano il CDD, delle loro famiglie, soprattutto per la sensibilità e l'impegno che da sempre mette a servizio delle persone disabili. Auguro a tutti una buona serata, sono certo che saprà arricchire ciascuno di noi. Se a fine della rappresentazione qualcuno di voi volesse farci partecipe delle sue riflessioni, lo staremo ad ascoltare volentieri. La parola a Paolo Schiavetta. Ieri pomeriggio siamo andati a giocare con gli aerei. Mi era venuta l'idea un paio di giorni prima, girovagando appena fuori porta in cerca di occasioni. Dintorni dilinate, campi coltivati, cascine e semi abbandonate tagliate in due da ferrovie, autostrade, scale. E poi il lampo, pigro e torbido, onnipresente da queste parti, che trascina a valle la coscienza sporca dell'operosità metropolitana. Le ho detto, andiamo ad aspettare gli aerei che scendono dal cielo e si riposano prima di ripartire. L'aeroporto dalla parte del corridoio di atterraggio è praticamente deserto. È il posto ideale se uno vuole giocare con gli aerei, sperando di grattare loro la pancia un attimo prima che la sottraggano, mettendola al riparo dall'asfalto.
Il problema con Luna è farle capire che cosa stia per accadere. Viviamo in un mondo di avverbi che inoltrano ognuno nei labirinti del tempo. Sono insostituibili. Dopo, prima, fra poco, poco fa, adesso, una volta. Se qualche delinquente semantico li rubasse d'un tratto, avremmo seri problemi a parlare di qualche cosa che non sia lì, davanti ai nostri occhi. Una vita senza avverbi, dunque, è una vita senza tempo e probabilmente senza angoscia. Se non riesci a prefigurarti ciò che sta per accadere, non puoi preoccupartene, o perlomeno non fino a quando non accadrà sul serio. A noi, comuni mortali, necessitano anni per giungere a questo traguardo, sempre che ci si arrivi. Qualcuno del resto si perde per strada e passa il tempo ad esorcizzare il tempo che passa. Luna invece è di suo, nelle condizioni che i monaci zen conquistano faticosamente con digiuno e disciplina. Non so dire se sia fortunata lei o se siano loro a buttare l'esistenza dietro un compito impossibile. Ad ogni modo sono lì, strabico, un occhio su mia figlia e uno all'orizzonte, quando finalmente il panciuto arriva. In asse perfetto con la lunga teoria di luci parallele, compare prima un puntino luminoso, che nel giro di pochi secondi si sdoppia in due o tre lucine in progressiva intensificazione. Quello è il panciuto. Guarda, Luna! Tu giri gli occhi a destra e a manca. Non lo trovi, però lo cerchi. Devo prenderti in braccio, indicarti il nostro amico in arrivo e aspettare che sia proprio sopra di noi. A quel punto lo traguardi e ridi. Ridi. Il bello con te è l'incredibile complessità che costringe a scoprire dietro ogni semplice gesto. C'erano altri bambini appena fuori dalla recinzione, 3 in tutto, accompagnati da 2 padri. Pensavo di essere stato originale, ma vedo che portare i figli a guardare gli aerei è uno sport diffuso. Eravamo tutti lì, ad aspettare quei grossi uccelli di metallo in arrivo e ad incitare quelli in partenza. Ne passa uno sopra la nostra testa, ho l'uno in braccio. Lei lo vede, ride. Io allungo la mano e mantengo fede al nostro compito. Mi gratto la pancia poco prima che riesca a mettersi in salvo. Atterrà. Poi chiedo al bimbo più piccolo, arrivato prima di noi, ne hai grattate già molte di pancia agli aerei? Mi risponde con parole stentate ma logica ferrea. Non si può, il cancello è chiuso. Il cancello, in effetti, impediva che estranei si avventurassero sotto il corridoio di atterraggio. Passi lasciare che le persone sostino vicino, però, sulla perpendicolare degli aerei. Ma se non sei sulla perpendicolare, come fai? Il padre, auricolare Bluetooth, forse in comunicazione diretta proprio con i piloti, sembrava dire scuotendo la testa. E dai! Ti pare possibile grattare la pancia a un aereo che atterra? Da questa posizione, poi... Poco dopo gongolava. Il bimbo aveva visto prima di lui, da lontano, un altro aereo in fase di rullaggio prima di assestarsi per il rush del decollo. Competenza batte fantasia 2-0. Mi immagino il gran spiegare di motori, carrelli, rotte, flaps, portanze e simili facezie da rivista di scienze e tecnologia prêt-à-porter, di cui devono essere conditi i discorsi tra figli e genitori ai bordi delle piste di atterraggio. Un tempo mi sarei detto con amarezza che non avremmo mai potuto permetterci, Luna e io. E mi consolavo grattando pancia, anzi, farneticando di poterlo fare. Ora, so che sono loro a non permettersi più di grattare pancia. Non li invidio.